Ciao! Il sole sta sorgendo. È molto presto oggi e ciò significa solo una cosa. Sono le 7:07 del mattino e per iniziare bene la mattina ho ascoltato in Dacia Holiday Rap. Mi fa prendere bene, se ti piace pure a te lasciami un commentino con scritto Holiday... Non mi lasciare un commento, lascia stare. Lascia fare. Partiamo per questo nono episodio di Affari al mercato di Porta Cortese. Allora, mi piacerebbe vedere quante cose riesco a comprare con un budget. Il mio budget è variabile oggi, però io mi darei un budget di una cosa umile, no? Tipo 50 euro con una riserva, nel senso che di recente ho comprato anche una nuova macchinetta per YouTube per fare un aggiornamento. È una mirrorless, la Sony ZV-10, con un obiettivo base, uno di quelli, capito, inclusi, che però è un pochettino limitante, quindi magari mi interesserebbe anche dare un'occhiatina tra i vari obiettivi. Se mi fanno riprendere te lo compro, se non mi fanno riprendere la mia pubblicità non l'avrai. Comunque, indipendentemente da questo, voglio capire, capito, quante cose riesco a comprare con un budget di 50 euro, che è mezza piotta, non comprare tanto per comprare, cose che potenzialmente potrebbero piacermi. Se li spenderò questi soldi, non li spenderò, non lo so, però dobbiamo andare perché sennò io non trovo più parcheggio. Dai, forza, sei pronto? Io? No. Ok. Questo è il giusto modo per raccogliere perfettamente la stagione estiva. Madonna mia, certi scarti, certi obbrobri che escono sto periodo. Maggio è proprio il mese del dolore. Arrivano i tormentoni, quelli che madonna mia, ma li devo sorbire per 4 mesi. Non credo che riuscirò a resistere a questo scempio. She smokes to get all that she wants. Is not a baby. Just gone tomorrow, boy. All that she wants is not a baby. Questa canzone è un mio, non è neanche guilty pleasure, è molto bello, gli Ace of Base, anni 90. Oggi mi sta facendo fare una strada diversa dal solito perché adesso iniziano quelle domeniche in cui ci sono gli eventi a Roma, quindi Giro d'Italia, la gara, quello, quell'altro, e quindi chiudiamo tutte le strade. Sì, guarda, qui abbiamo il gazzometro, molto carino, in tutto il suo splendore intramontabile. Dice che arriviamo alle 7:28, oggi siamo un po' in ritardo. Porta Cortese, prima ti svegli meglio è, per fare eventuali affari. Oggi litigherò con qualcuno, sì o no? C'è sempre questo interrogativo, la gente dice, ma perché litiga? No, raga, io non voglio litigare, io sono pacifica di base. Però Porta Cortese è piena di soggettoni che io ogni volta devo tagliare nel video. E proprio, capito, offendono, hanno dei modi, manco Dio santo, una persona che non è mai entrata in una società non sa cosa significa vivere. Eppure uno cerca di essere educato. Siamo arrivati. Domenica parcheggio gratuito, se ci vieni, quindi proprio vai tranquillo, non ti preoccupare pure se non sei di Roma. Oggi nuovo bar. Qui si trovano i bar della zona, Giselda, non lo so come, però sembra buono, c'ha nel forno, c'ha nei pizzette, infatti guarda come vuole la tradizione, questa è la tipica pizzetta romana, regà, che te porti a scuola la mattina, te la mettevi in uno zaino così e godevi. Ma sto strudelone è mattone, oh. È gigante. Ah, ma c'hai canditi pure. Molto impegnativo. È pieno di canditi. Questo è un po' più il mio genere. Stamattina ho pubblicato una storia molto molto presto, alle 6:50. Infatti qualcuna di voi, se Giulia è sveglia di domenica mattina così presto, è perché sta arrivando un nuovo video su Porta Cortese. Mi segui sul canale Telegram, che lì ogni tanto pubblico qualche anteprimina per i carinelli, quelli un po' più affezionati. Trovi tutti i link ovviamente sempre nella mia bio di Instagram. Siamo usciti dal bar. Quello strudel di mele non era uno strudel di mele, era un candito con idea, un concetto di strudel di mele. Ma io dico, no, ma se mi sto aprendo strudel di mele e c'ha l'80% dei canditi interni, ma me lo vuoi dire che c'hai i canditi? Ma io non lo so. Questo è il nono episodio. Per il decimo volevo fare qualcosa di speciale, quindi magari chiamare un paio di ospitini. Non ti dico chi sono, però se li vuoi e se sei abbastanza sveglio da comprenderlo, lasciami un commentino con scritto Franchilone. Se potrebbe fare, secondo me. Hai capito di chi sto a parlare? Ah, raga, ci hanno raggiunto un po' di amici. Oggi siamo un team di, non lo so, 5-6 persone. Buongiorno ragazzuole, siete pronti per questo viaggio? Non lo so se faremo degli affari, io me lo auguro. Istruiscici. Sì, lo facciamo, andiamo. Ti ricordi quando
si vendevano le calamitine delle varie marche, Colomba. Guarda, qua ci sono i galletti sono proprio il mio punto debole d'eccellenza. Ma perché ci sta il prezzo? Sì, 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 ho visto, no, voglio stare attenta, non voglio far danni. Cioè, manca mi metto a far danni. Pupazzetti di Amtaro, questi si mettevano sulle matite ai tempi. Vari computer, via, qua abbiamo sto Asus che... Va bene, là. Regà, come sempre partiamo con un bel po' di retro gaming. Asterix e Obelix, Fever Pitch Soccer ai tempi. Non so se esisteva già FIFA. Correggimi se sbaglio in caso nei commenti. Mortal Kombat, 20 euro. Un po' dei giochi per NES. Tartaruga Ninja. Oddio, questo non so cosa sia. E perché sai qual è il discorso? È che non ci sono cresciuta queste cose. Fanno parte dell'altra generazione. Mi dovrei fare un po' di cultura. Perché comunque retro gaming è ciottarello, capito? Intanto mi dite, si trovano anche console di vecchia generazione? Sì, regà. Basta cerca di arrivare presto, come sempre. Guarda pure un pochettino di lampade d'epoca. Queste qui sono quelle che si vedono pure in TV, no? È presente quella verde, solitamente. Dove ci sta? Super Quark pure, si vede. Non so come si chiama il modello, quella verdina. Ma che è successo? Oggi è la giornata mondiale del clown. Ti vedo fiero oggi di questa cosa. Giustamente sì. Sono stato a un circo, mi hanno rifiutato perché dice che sono in sovrappeso e non vogliono. Questo comunque è mobbing, ve lo dico subito. Volevo anche interpellare Gabibbo, però ho detto il Gabibbo, dice, ma tu già mi rappresenti così, mettete una tuta rossa, così stiamo pari. E Tagabì, ma abbi pazienza, ma mi stai offendendo pure te? Non gliela faccio più, ragazzi. Che vidaccia. Sono molto sotto stress, capito? Però devo poi dire c'ho che anche una cosa. Sto naso. Mi dona, vero? Sì, secondo me sì. Voi perché riprendi il rosso del... Di secondo lavoro faccio questo, quello che mette la benzina. Il benzinaio. Il benzinaro, magari la metto quella anacquata, ma che me ne frega. Fai la miscela, ma che te frega. La miscela di acqua. La miscela mista, ma che te frega. Dice la macchina a parte, che adesso? Mettici un po' d'additivo. Queste mi stavi dicendo sono le bottiglie di Salvador Dalì, eccolo qua. Numerate, ecco il segno delle Modiano, vedi? Sì, è scritto, sì. È scritto Modiano, 1968. E questo è il timbro di Salvo, perché una volta si pagano le tasse. E questi le faceva il poligrafico dello Stato, solo l'assa denari, quest'altro li facevano loro. No, non lo sapevo, non si smette mai di imparare. Poi, questa è la cosa. Quante cose ho davanti. Ma tutti, ma quella poi è la cosa bella, riscoprire ogni volta, aggiornarsi e stare un po', cercare di stare al passo coi tempi. Lui lo trovi sempre qui, raga, all'inizio di via Angelo Bargoni, come sempre. Quindi non mi chiedete nei video, Giulia, però dove stai? In che zona stai? Ah, raga, ve lo dico 30.000 volte, ma le volete leggere le descrizioni? Onnipresenti, carte da Yu-Gi-Oh! Poi valuti sempre tu quanto sono tenute bene il grado e tutto quanto. Abizzef, un migliaio. Cartoline postali. Queste sono le cose particolari che mi piacciono nel mercato di portaportese, perché poi scopri storie di altre persone che magari non ci sono neanche più. Struggente, toccante, al contempo, non so, mantenere vivo un ricordo di qualcuno che magari non hai mai conosciuto, non conoscerai mai. La Domenica in Corriere, anno del 49 questo. Una rivista, infatti è delicatissima, ha quel genere di carta che hai quasi paura di toccare per non fare danni. Guarda che carina questa cinta, cowboy style in cuoio. Ma questa è veramente una chicca, guarda i dettagli. Abbiamo il cappellino da cowboy, il cactus, la sella per il cavallo. Mi ci vedi a me con questa? Non credo. Regà, è pieno di bancarelle comunque di scarsa qualità con le cinte. Poi ci sono degli stand che vendono effettivamente dei prodotti in cuoio, oltre a giubbotti in pelle. Ma roba ciotta, mi piace. Ti ricordi un tempo ci si faceva la barba con questo? C'avevo mio nonno e mio zio che un po' strucchiavano così, capito? Si attaccava bene a schiuma da barba. Io non è che mi prenderei proprio un... cioè, se proprio ti devo dire ciao, grazie, non è che proprio mi comprerei un pennello usato da barba da qualcun altro. Anche perché un pochettino. Però siete che era uno di quei pennelli di qualità, no? Di quelli di nylon. Mentre te si fa così perdono i pezzi. Maschioni con la barba, effettivamente c'è una differenza sostanziale dall'applicarla con quello piuttosto che con le mani stesse, la barba. Perché in tempo si faceva e mo non lo fa più nessuno, lo fanno tutti con rasoio elettrico. Mo qua voglio capire, la generazione quella un po' più antica e quella un po' più giovincella, capito? Che magari se la fa pure a secco con Philips One Blade. Ah, raga, ho trovato il DVD di Zeta la Formica. Ma ti ricordi Zeta la Formica? Questo è uno dei cartoni più sottovalutati della storia, incredibilmente straziante e serio. So, quei cartoni che vedi da piccolo magari non ci fai caso, poi cresci un pochettino e ti rendi conto della storia. Merita gli anni d'oro della DreamWorks quando fece Shrek, poi si è persa un po' per strada. Però sta uscì il quinto, sta cosa mi dispiace. Questi sono DVD, io non li compro più, però Mermaid Melody c'ho un debole da piccola, grandi canzoni, capito, un po' dance. Non l'ho finito.
Sì, vabbè, è un mio punto debole. No, è che c'ho avuto quel periodo della mia vita in cui mi sono detta basta, do tutto via, ho regalato tutto ai miei cuginetti piccoli. Non mi è rimasto niente di concreto. E quindi questo qui, con i primi 3 episodi, quasi quasi lo ripio. Prendo pure questo che è un regalo. Non è un genere di titolo che mi interessa, non ci sono neanche cresciuta. Però guarda, ai tempi mettevano pure i libretti. Ovviamente tutto ben dettagliato dentro. Quanto mi fai? Paga ma busta. Dai, no, sei. Dai, te da due. No, no, che poi dai, no, ti è. Solitamente lì c'è il camioncino e c'è il Gianni Nazionale con i suoi molteplici Shrek. Oggi non c'è Gianni. Se stai vedendo questo video, ti bacio. A regà, c'è sta un'action figure troppo bella, fatta da Dio. Mo qua vorrei pure essere proprio delicatissima. Di Spawn. Guarda che spettacolo. Pesa un sacco, c'ha le catene vere, guarda, no vabbè, a me queste cose mi fanno impazzire. Non sono neanche fan proprio del supereroe in sé, ho visto il film anni fa, mi stava a venire, madonna, una trashata quel film assurdo, però il fumetto in sé e tutto quanto, questa è fatta davvero bene. Quanto fai questa? Una 40? Mo leva che io non so fan, 40 euro regalata. Oggi è la giornata dei pensierini all'altri. 4 ricariche, Gillette Fusion Pro Glide, 10 euro. Regà, cosmetici, testine per gli spazzolini elettrici, tutte queste cose qua. Ti conviene piarle a porta portese perché ci risparmi? E sono sigillati, non è che sono usati, non è che mi metto a piare testine usate dall'altri. Qua c'è sta la GoPro Hero 5. Stavo a cercare l'obiettivo per la mia, però tra una cosa e l'altra, confrontandomi pure con altri commercianti, purtroppo non ho trovato quello che fa il caso mio, però ho trovato roba ciotta. Però non è che mi posso comprare un'altra Sony Alpha 7 Mark 3, fa un po' d'amaretto in bocca perché c'aveva roba carina ma nulla che facesse al mio caso, nessun obiettivo che si adattasse alla mia. Toccherebbe ritornare, però io c'ho tempo, raga, c'ho tempo. Ho trovato le scarpe da vita, raga. Me contro te per gli Ugio, io non so queste quanto costano, però c'è sta pure, capito? Il taschino porta, capito, che se ti ferma, ti ferma di qua la polizia, non ti fermerebbe mai, capito? Tanto c'è le scarpe me contro te, ma che io frega, dice questa è una persona raccomandabile, invece no, è proprio là che caschi male. Ma oggi un cannone, cioè un così proprio a caso, totalmente unexpected. E racchette per padel, che queste se le fanno strapagare solitamente. Tra una cosa e l'altra ti partono 70-80 euro a racchettona, invece potrebbe essere interessante, anche perché so originali e comunque tenute bene. Ma servono anche per altro, perché io sapevo per padel. Ma oggi sei un fiore! Alla mod, ma mazza quanto sei figo! Sta camicia viola! Non è viola, è rossa! È un rosso strano! Dice che è rossa! Non me la levo! Hai subito la camicia? No, no, mi piace! Ma io devo vestire sempre di rosso! Per Babbo Natale! Perché il rosso è il colore dell'amore! E tu giustamente! È il colore dell'amore! Un eterno romantico! Marco, sempre una certezza! E stai a mangiare il paninazzo con la porchetta, buono! È il paninazzo! Capito Marco? Miyazaki! Tanta roba. Taxi Driver tra i miei preferiti. Giocherino perché Marco ha detto di via del Joker. E poi qualcuno volò sul nido del cuculo, una delle migliori interpretazioni di Jack Nicholson, nonché un film incredibilmente toccante e struggente che devi vedere. A te ti piace? La figura più bella è quella dell'indiano. Sì, bellissimo, fantastico. Tutto il film non parla. È vero? E poi alla fine Jack Nicholson si accorge che parlava. Però non, lo diciamo al pubblico, perché magari abbiamo persone che non l'hanno visto, quindi consigliamo, no, di vederlo. Guarda, io sono perché i film si sappia come sono fatti e dove portano. Non solo è un classico storico. Sarebbe, ma poi, diciamo, imperdonabile non recuperarlo. L'ho recuperato in realtà forse 7 anni fa, sono rimasta Allucinato, pazzesco, veditelo. Questi personaggi sono veramente eccezionali. Se poi resistete più di un minuto a guardare negli occhi una bella figliola come lui, siete fortunati. Perché se ci riesci a guardarla più di un minuto negli occhi. Ti ricordi quando ho preso la PS2? Che episodio era? Il quinto, il quarto? Mi serviva una memory e quindi da Davidello sto a prendere pure la memory card originale. Mi stavi a dire sta cosa? Quelle più capienti non sono originali. Non sono originali. Quelle da 8 mega sono originali. Solo che io da piccola mio padre mi comprava quelle non originali. Io ero convinta, invece no. Oh, quando ai tempi ci stavano i megabyte. Mo se c'hai la scheda SD da 64 gigabyte non ci fai niente. Invece qua, capito, ai tempi 8 megabyte. Mamma mia, quanta roba ci metto dentro. Adà, ma io vuoi di te do stai con logato, che io sto a ripetere 100.000 volte, mi dicono sempre, ma scusami, ma Davide dove sta con i giochi? Ah, regà! Questa è via Angelo Bargoni 80. Tatuatevelo, ragazzuoli. Avrò detto in 9 episodi 42 volte.
però non fa mai male ripeterlo un'ulteriore volta. E schede telefoniche, queste sono intramontabili, io mi ci chiudevo da piccola, anche se non sono probabilmente della mia generazione, però trovavi un po' di tutto, anche in base alle pubblicità che trasmettevano ai tempi, e ai tempi pure con i calciatori, il Kinder Pinguini è intramontabile, da piccola sembrava enorme, poi cresci o mani e ti rendi conto che in cubotto così morso già l'hai finito. Ma che nuovi, mazzo di cipolle di Tropea, io porti a tua madre di domenica, altro che mazzo dei fiori, portami un mazzo di cipolle di Tropea, queste sono vere cipolle di Tropea, c'hanno pure i pomodorelli secchi. Quanto ti devo? Ma regà, i cipolle di Tropea 4 euro al chilo, mazzino dei cipolle di Tropea, me sono un po' spizzato, ho detto no, più quelle un po' più carine, 3 euro, quanto le paghi al negozio? Ma regà, fase vinili, ci addentriamo nella zona del mercato, mi sono iniziata a denudare perché fa caldo, mo inizia a diventare problematico girare i video di Porta Portese, cioè nel senso, soffri di meno perché non fa freddo la mattina, però una certa inizia a far caldo. 10 euro. 10? Sì. Fammi vedere quanto so. Argento mi stai a dire? Sì. 9, 8 è troppo. Aspetta, fammi vedere. 7. 8 no, raga. 7. Ciao, grazie mille. Io poi ho sempre capito dalla ricerca di anellini, possibilmente l'argento comunque non si anneriscano. Cercate contratta. Ho sceso 8, ho detto 7. Solita parola chiave, contratta. Oh, c'è poco da fare, sono intramontabili, praticamente in evergreen. Vuoi svoltare una vita? Gestisci un'attività che vende i body per le creature. Ho scritto mi padre è il meglio, amo mamma, amo papà e dai. Madonna mia, che tristezza. Sono un po' da boomer queste cose. Io mi fio una birra, è una cosa simile. Ah regà, ci sta la versione mia di dopo Gigio con la panza dei fuori. Se già la panza scoperta in inverno, perché tanto ormai c'ho più sensibilità, l'estate all'ennesima potenza, farò triggerare qualcuno. Vedi, io ho sempre la panza scoperta. Ah regà, fatevi i cavoli vostri. Se devi venire a Porta Portese, tieni in considerazione l'idea di affittare un monopattino, capito? Poi lo lasci qua, magari trovi il modo di uscire, però almeno non devi cercare parcheggio. Ah regà, sono riuscita a uscire dalla bolgia. Accuso particolarmente il fatto che sto girando questo video di Porta Portese in un periodo in cui si sono alzate le temperature, quindi di conseguenza c'è più gente perché, capito, fa caldo, la gente gli va ad uscire, rispetto a quando abbiamo girato episodi in passato con il ghiaccio sulla Dacia Sandero, il gelo artico, le mani che tremano, che non riescono a tenere il grip della fotocamera e non riescono neanche a toccare i vari oggetti in vendita. Ci siamo detti, vediamo cosa riesco a comprare con 50 euro, poi ovviamente regà, devi trovare qualcosa che ti interessa. A me le cose che mi interessano, al di là di il bonus che era l'obiettivo per la mia Sony ZV-10, non ho trovato nulla di che, quindi ho speso sì e no una ventina d'euro, forse anche di più, 25 euro tra memory card della PS2 che non mi voleva far pagare Davide. Ho detto Davide, no, sempre gentilissimo con la mamma, il carinello, oggi non c'è stava Gianni, il coso dei Mermaid Melody e il pezzo forte della giornata, e ci vuole di Tropea. Raga, è sempre un piacere venire con voi a Porta Portese, spero ti abbia fatto piacere venire con me anche questa volta. Più passa il tempo più mi prende bene girare per il mercato di Porta Portese, perché incontro voi, se famo due chiacchiere, siete sempre molto gentili ed educati, condividiamo esperienze e quindi mi dite pure, ah Gio, ma che hai comprato oggi? Guarda, oggi ho comprato, te lo dico in anteprima, tanto il video lo vedrai da qualche settimana, non ci ho comprato questo, te che stai a cercare, stavo a cercare qualche poster, andava in là, Angelo. È bello. Fammi sapere se l'episodio speciale, il 10° magari uscirà tra un po' di tempo, faremo passare un po' più di tempo, ci vuoi l'ospitatona, così portiamo un'esperienza differente. Sono dei Tropea, c'hanno pure un po' di terra, come è giusto che sia. Ti dirò, non mi dispiace. Ti ringrazio per aver visto anche questa volta questo video. Io c'ho sto sole in faccia che l'estate colpisce il mio naso imponente, un naso pieno di carattere e personalità, che lievita ulteriormente. Se vuoi bene a qualcuno, non gli regalai i fiori, che i fiori dopo un giorno muoiono. Regalagli un mazzo di cipolle di Tropea. Io lo apprezzerei molto di più, se te posso dire. Poi fai idea, a me mi interessa. Poi non è che so una che giudica. Io te l'ho detto. La cosa brutta è quando vai a Porta Portese, tocca a destra, tocca a sinistra, ti ritrovi le mani piene di polvere, di zozzeria, una cosa indicibile. Su sta via, via Porto di Ripa Grande, questi qua sono tutti posti che non so posti, che se gli gira i vigili ti fanno pure la multa. La sera quando devi parcheggiare c'è sta il tipo che ti dice via qua, capito? I soliti parcheggiatorelli, capito?